sorelle, vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro del Deuteronomio, capitolo 31. Ho ricordato anche questa mattina, qualora vi fossero qualcuno che vorrebbe dare la propria testimonianza, un saluto, un ringraziamento, come avevo anche detto precedentemente, potete prenotarvi magari anche con un messaggio preventivamente, così ci organizziamo culto per culto. Deuteronomio capitolo 31. Sono le ultime parole di Mosè, gli ultimi discorsi di Mosè. Mosè all'epilogo, alla fine della sua vita. Mosè rivolse ancora queste parole a tutto Israele, disse loro: io ho oggi 120 anni. Non posso più andare e venire, il Signore mi ha detto, tu non passerai questo Giordano. Il Signore, il tuo Dio, sarà colui che passerà davanti a te e distruggerà dinanzi a te quelle nazioni e tu possederai il loro paese. E Giosuè passerà davanti a te come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come trattò Sigon e Og, re degli Amorrei, che egli distrusse con il loro paese. Il Signore darà in vostro potere, voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati. Siate forti e coraggiosi, non temete, non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Poi Mosè chiamò Giosuè e in presenza di tutto Israele gli disse: sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dar loro e tu glielo darai in possesso. Il Signore cammina egli stesso davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà, non temere e non perderti d'animo. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio, potete accomodarvi. Sono queste parole davvero molto, molto incoraggianti che Mosè darà a tutto il popolo di Israele, ma anche a Giosuè. Mosè è consapevole che lui non andrà nel paese e non abiterà il paese delle terre promesse. Avrebbe tanto voluto andarci. Però gloria a Dio, perché Dio ha un piano meraviglioso. E Mosè accetterà questo. Però non di meno Mosè non ha un cuore inasprito. Non ha sentimenti inacerbiti da questa sua condizione. Non ce l'ha con nessuno Mosè, anzi rivolgerà grandi parole di incoraggiamento a tutto il popolo, perché Mosè era stato chiamato a servire il Signore per quello che Dio gli ha comandato di fare e fino al momento che Dio aveva stabilito. Consapevole Mosè che non sarà lui a condurre il popolo a queste vittorie, ma oltre a questo era consapevole che Dio avrebbe guidato il suo popolo, perché Dio è fedele di generazione in generazione. Dio benedica quanti avanti con gli anni continuano ad amare e a servire il Signore. E se non avete superato i 120 anni, allora anche voi siete chiamati a continuare a servire il Signore. C'è qualcuno che ha più di 120 anni? Allora tutti siamo chiamati a servire ancora il Signore. E a servirlo con questi sentimenti. Guardate, fratelli e sorelle, i grandi uomini di Dio, anche se con le pinze dovremmo in qualche modo appellarli grandi,
ma furono resi grandi dal fatto che conobbero il Signore e acquisirono grazie a Lui una grazia e un sentimento e un animo glorioso, meraviglioso. La Bibbia testimonia, la parola di Dio testimonia di Mosè come l'uomo più mite di tutta la terra. E stiamo parlando di uno che uccise un egiziano, di uno che con veemenza cercò di fare del bene al suo popolo, poi non riuscendoci si ritirò per 40 anni a pascolare il gregge di suo suocero. Ma la presenza di Dio, il Signore cura i nostri sentimenti, amen. Cura l'animo nostro, che per tante cose potrebbe inasprirsi, potrebbe inacerbirsi. In realtà Mosè non stava passando il Giordano, non passerà il Giordano, e lui lo dichiarerà anche al popolo, a causa del popolo. Un popolo che è abituato a mormorare, a insorgere e a volte anche a cercare di lapidare lo stesso Mosè, che era il condottiero, colui che Dio si era servito per liberarlo dalla prigionia, dalla schiavitù del paese d'Egitto. E Mosè farà ricordare al popolo anche il motivo per la quale lui non entrerà nelle terre promesse. Però, ripeto, questa è una bella testimonianza di Mosè che lascerà a Giosuè e a tutto il popolo di Israele. Sta passando una generazione, ma non c'è cosa più bella quando vediamo sorgere, nascere un'altra generazione che glorifica il Signore, che ama, che ha l'intento di servire e onorare il Signore. Siamo contenti, fratelli e sorelle. Da parte mia non vi nascondo, fratelli e sorelle, che non c'è cosa più incoraggiante nel vedere questo. Perché Dio è fedele, noi non siamo insostituibili, anzi, siamo perfettamente sostituibili, è Dio che porta l'opera sua avanti. Israele non aveva bisogno ancora di Mosè, ma aveva bisogno di Dio. E noi non abbiamo bisogno di uomini, di figure, anche sotto l'aspetto ministeriale, qualsiasi cosa che lo Spirito Santo ci mette in cuore questa mattina. Non abbiamo bisogno di questi per poter essere incoraggiati al servizio all'Eterno, all'Iddio vivente. Ma abbiamo bisogno del Signore stesso e Lui provvederà. Io credo che le caratteristiche di Giosuè rispetto alla mitezza di Mosè fossero anche un po' diverse. Ognuno ha il suo carattere, il suo temperamento, ha la sua cultura, la sua istruzione, ma non di meno, non di meno, quando è Dio che governa, che guida, tutto viene fatto nella sua volontà e tutto è benedetto. Mosè ne è consapevole. Non sta a fare una romanzina a Giosuè nel dire: Giosuè, impara da me, Giosuè, quello che hai visto da me, cerca di imitarmi. Sono semplici parole. Sii forte, sii coraggioso, Giosuè. Dalla sua grande esperienza, Mosè stava cercando di trasmettere a Giosuè che avrebbe sicuramente affrontato e trovato nel suo cammino momenti di difficoltà, di ostilità. Quanti momenti di ostilità conobbe, vide, sperimentò Mosè. Sii forte, fatti coraggio, fatti animo. Che possiamo davvero incoraggiare le nuove generazioni con sentimenti puri, con la comprensione che Dio, così come si è usato di noi, si userà di altri. E io ho la ferma convinzione che Dio farà meglio con altri che con me stesso.
perché Dio è buono e fedele e al momento opportuno saprà dare egli stesso ciò che di cui un servitore ha bisogno per poterlo onorare e servire. Al verso 8 Mosè dirà: il Signore cammina egli stesso davanti a te. Giosuè non era lasciato solo. E Mosè, se diceva questo, lo diceva con piena cognizione di causa, perché aveva sperimentato che davvero l'Eterno camminò davanti a lui. Chi aprì il Mar Rosso? Mosè o il Signore? Chi fece scaturire acqua dalla roccia? Chi diede del cibo nel deserto? Chi mandò la manna dal cielo? Chi diede la forza a Mosè di sopportare gli oltraggi, i mormori, le contestazioni? Il Signore cammina davanti a noi, fratelli e sorelle. Egli sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà. Non temere e non perderti d'animo. Su queste quattro negazioni poseremo la nostra meditazione questa mattina. Non ti lascerà. Non abbiamo motivo di pensare che saremo lasciati soli. Non ce l'hai il motivo, caro fratello, cara sorella. Se davvero credi in Dio, nell'Iddio della Bibbia, nell'Iddio vivente, se Egli dice non ti lascerò, io sono convinto che Egli non mi lascerà. Amen, fratelli e sorelle. Perché Egli è fedele, perché Egli ci ama, perché Egli ha mandato il suo unigenito figlio per recuperare ciò che era perduto e per dare la possibilità a noi tutti di poter essere salvati, di poter sentire la sua presenza. Gesù dirà ai suoi discepoli, prima di andare via, leggiamo questo in Giovanni capitolo 14, e quando in questo capitolo Gesù intratterrà con i suoi discepoli un discorso intimo, dicendo che egli sarebbe andato via, ma dirà Gesù: io non vi lascerò orfani, non sarete lasciati soli a voi stessi. Dio è con noi, fratelli e sorelle. Egli è l'Emmanuele. E dobbiamo ricordarlo sempre quando a volte ci sentiamo soli, quando a volte il peso della nostra vita, degli affanni della nostra vita diventa talmente alto e forse ci chiediamo: ma il Signore non si sta prendendo cura di me? Ma il Signore non vede? Il Signore non sente? No, no, il Signore non dorme, non sonnecchia. Egli conosce profondamente ogni cosa e non c'è un solo capello che cade dalla nostra testa che non sia osservato, che non sia notato dal Signore. Pensate la puntigliosità, la perfezione della conoscenza di Dio nei nostri confronti. E Gesù dirà: ma quando sarà venuto il Consolatore, egli vi guiderà in ogni cosa. Fratelli e sorelle, non siamo soli e quindi vogliamo continuare a servire il Signore con fervore e con zelo. Non ti abbandonerà. Il pericolo, il problema che avvertì la vecchia generazione, quella di Mosè, fu quella di non sentirsi all'altezza di combattere contro i popoli di queste terre. Erano dei giganti, avevano città fortificate, erano forti, militarmente addestrati, preparati, e loro erano un popolo che veniva dalla schiavitù d'Egitto, non avevano grandi esperienze di battaglie, di guerre, e poi anche la loro statura fisica, a volte conta anche quella. Si vedevano delle locuste davanti a quei giganti. Ma il Signore
voleva fargli conoscere a questo popolo, voleva che loro capissero che non dovevano andare con le loro forze nelle battaglie, ma dovevano fidarsi del Signore. Il Signore non ci lascia da soli nelle nostre battaglie. Il Signore è colui che combatte con noi. Mosè non ebbe modo di vedere come si sarebbe comportato Dio nelle battaglie, ma Giosuè personalmente vide questa gloriosa attitudine di Dio. Quando combatteva Dio stesso contro i nemici del popolo di Israele. E quando entravano in affanno, quando la giornata stava per concludersi, in un modo soprannaturale, potente, perché Dio può ogni cosa, faceva tutto il necessario affinché quella battaglia fosse vinta. E quando fu necessaria una sconfitta, come quella della città di Ai, il Signore permise anche quello affinché il popolo capisse che davanti al Signore loro non dovevano peccare, non dovevano contaminarsi, ma dovevano rimanere puri e santi, perché Dio era in mezzo a loro. E quando Dio è con noi, è necessario che l'intero essere nostro debba essere conservato nella santità. Il vivente è l'eterno presente. In Primo Re, capitolo 6, verso 13, leggiamo: abiterò in mezzo ai figli di Israele e non abbandonerò il mio popolo Israele. Ed è bella la visione che ebbe Giovanni al primo capitolo dell'Apocalisse, poi al secondo capitolo, quando Gesù manderà questa lettera, queste parole alla chiesa di Efeso. Io sono colui che cammina in mezzo ai candelabri. E i candelabri, i sette candelabri, erano proprio le sette chiese. Gesù è presente, Gesù non ci lascia e non ci abbandona. Quindi perché scoraggiarci? Perché avvilirci? Perché non essere nella gioia sapendo che Gesù è con noi? Egli è fedele. E poi ancora queste parole: non temere e non perderti d'animo. La nostra realtà, fratelli e sorelle, seppur vivendo delle prove e delle difficoltà, rimane sempre gloriosa, fratelli. Le battaglie le avremo, combatteremo. I momenti di avvilimento, di scoraggiamento potrebbero affacciarsi alla nostra vita. Ma il nostro rifugio, la nostra rocca eterna, rimane Cristo, rimane la sua parola. E non vogliamo dimenticare quello che il Signore ci sta dicendo anche questa mattina. È Egli che si prende cura di noi. Il Signore non si è vergognato di lasciare la sua gloria, di venire sulla terra, di svuotare se stesso, di farsi servo, di prendere un corpo, di essere umiliato, vituperato, per poter darci la salvezza. Ci ha dato il suo Figlio, ci ha donato lo Spirito Santo. Potrebbe esserci qualcosa di cui Dio non è in grado di donarci? Tutto quello che è necessario Egli ce lo darà, perché Egli è fedele. Non temere, non ti spaventare. Bello anche l'incoraggiamento che a volte arriva non dalla vecchia generazione, ma a volte la vecchia generazione deve prendere spunto dalla nuova generazione. Amen, fratelli e sorelle. Quando Davide, il giovanetto Davide, davanti al grande re Saul e ai grandi guerrieri, dovette dire: non perdetevi d'animo, andrò io a battermi. Non sono un guerriero, non sono alto, grande e forte, non sono addestrato, ma non importa, andrò io, perché ho fede che il Signore me lo darà nelle mani. Non erano parole sciocche di un ragazzino sciocco,
ma erano sincere parole di un uomo secondo il cuore di Dio, che era ancora un ragazzo, ma manifestò una grande fede. Nelle grandi battaglie, quando grandi sono i giganti, i problemi davanti a noi, ritorniamo a questa semplicità di fede, che a volte i bambini, i fanciulli, i ragazzi ci insegnano. Quando forse nelle nostre case ci dicono, ma mamma, papà, prega. Insegniamo queste cose e lo facciamo bene a farlo. Però una cosa è insegnarle e una cosa è praticarle. E a volte la pratica arriva proprio da chi meno ce lo aspettiamo. E da lì poi possiamo trarne il vero insegnamento. Davide si prese il carico così grande, incompente, che non riuscì a prendersi l'esercito di Israele. Alle parole di quell'uomo, l'esercito di Israele tremava dalla paura. Ma queste furono le parole di Davide. Nessuno si perda d'animo. Non perdiamoci d'animo, fratelli e sorelle. Dio è con noi in ogni nostra battaglia. E voglio concludere questo messaggio col verso 14 del capitolo 23 di Deuteronomio. Perché ancora una volta, anche qui, il Signore ricorderà che Egli è presente, che Egli cammina in mezzo al popolo. Infatti il Signore, il tuo Dio, cammina in mezzo al tuo accampamento per proteggerti e per sconfiggere i tuoi nemici davanti a te. Perciò il tuo accampamento dovrà essere santo, affinché egli non veda in mezzo a te nulla di indecente e non si ritiri da te. Tutto vero quello che abbiamo detto prima. Ed è cosa certa perché è parola di Dio. Ma c'è una condizione che non vogliamo omettere. E non voglio omettere a questo messaggio. Siate santi. Ed è questa la preghiera che vogliamo rivolgere al Signore questa mattina. Signore, Tu non mancherai nelle Tue promesse, non verrai mai meno. Tu sarai sempre con me. Santificami. Fa che io provi ripugnanza per il peccato. Fa che non ci sia niente di indecente nella mia vita. Ma fa che ci sia posto per te, sempre, nel mio cuore e nella mia vita. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Sperimentò questo Giosuè, dicevamo prima, in una delle prime battaglie, quella di Ai. Quanta delusione in Giosuè. Dopo la gloriosa vittoria di Gerico, una terribile sconfitta. Grazie. Presero sotto gamba quella battaglia e qualcuno suggerì a Giosuè di non coinvolgere tutto Israele, ma sarebbero bastati uomini scelti. E probabilmente doveva essere così, ma c'era del peccato, c'era un impedimento. Non c'entrano nulla le nostre forze, la nostra esperienza. Tutto quello che fa di noi uomini e donne benedetti o benedette è la presenza di Dio nelle nostre vite. Non poteva Dio essere con loro in quella battaglia, perché c'era l'interdetto, c'era il peccato. E questa mattina vogliamo andare al Signore e chiedere: Dio, perdonami, purificami. Santificami, Signore, fa che io sia santo,
affinché la tua presenza non manchi mai dalla mia vita, dalla mia casa, dalla mia comunità. L'impegno è solo questo. Poi per le battaglie ci penserà il Signore. E vi assicuro, fratelli e sorelle, che le battaglie che prende in mano Dio non volgeranno mai alla sconfitta, ma sempre alla vittoria. E allora tutta la gloria a Dio. E questa mattina vogliamo dire: Signore, con pentimento, con ravvedimento mi avvicino a te. Purifica il mio cuore, Signore. Togli ciò che c'è di iniquo in me. Togli, Signore, ogni sporcizia nella mia vita, Signore, affinché tu possa regnare nel mio cuore. Gloria a te, Signore. Alleluia. Benedetto tu sei, Padre Santo. Tu cammini in mezzo al tuo popolo. Tu sei presente, tu non ci lasci, non ci abbandoni, Signore. Non abbiamo motivo di temere, Signore. Ma una cosa faccio: guardando avanti, Signore, dimenticando ciò che è indietro, voglio continuare a consacrare, a santificare la mia vita a te, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome. Gloria a te, Gesù. Meraviglioso tu sei.